Come ogni lunedì, ecco un nuovo video di Sfore d'Arte. Protagonista di questo video sarà l'opera Les Demoiselles d'Avignon di Picasso del 1906-1907, oggi conservato al MoMA di New York. L'opera raffigura 5 nudi femminili, 5 nudi femminili che però ci vengono presentati e vengono trattati in una maniera completamente diversa rispetto a quella che era la trattazione dei nudi femminili sino a questo momento. Ma analizziamo l'opera. I nudi femminili che ci vengono rappresentati sono di corpi taglienti, aguzzi e fortemente geometrici. Inoltre, per rendere questi corpi, viene del tutto eliminata ogni tecnica chiaroscurale, ogni tecnica legata alle ombreggiature e nello stesso tempo viene eliminato del tutto il vuoto. All'interno dell'opera infatti notiamo che ci sono molti piani che si vengono a scontrare tra loro e si incastrano. Basta soltanto vedere la modella alla nostra destra, quella covacciata, che per quanto venga raffigurata di spalle per quel che riguarda il busto, la faccia però è girata verso lo spettatore. Un'altra cosa importante di quest'opera è sicuramente la volontà da parte dell'artista di ritornare all'origine, ma soprattutto di andare ulteriormente indietro rispetto a quella che era la classicità e l'arte greca. In questo caso, che cosa succede? Nella parte sinistra viene raffigurata la modella come se fosse una pittura egizia, quindi di profilo, riprendendo quella che era appunto l'arte pittorica egizia. A destra del quadro invece le due figure hanno dei volti che richiamano in qualche modo l'arte africana, infatti i due volti assomigliano molto alle maschere africane che proprio in quel periodo Picasso stava studiando. La semplificazione non è soltanto quella delle forme che, come ti ho detto, acquistano un carattere molto geometrico, ma anche del colore. Se infatti analizziamo bene il quadro, il colore utilizzato può essere riassunto in due toni, l'ocra e il blu, utilizzati poi nelle varie loro sfumature. Quest'opera è stata costruita dall'artista in maniera molto scrupolosa, niente lasciato al caso. Basta pensare soltanto agli 806 bozzetti preparatori creati appunto per quest'opera, che appunto ci denunciano anche il lavoro che c'è stato dietro e quelli che poi sono stati gli intenti nella realizzazione di quest'opera. Innanzitutto, il soggetto dell'opera, i nudi femminili, era un soggetto molto trattato nella storia dell'arte. Picasso in questo caso si rifà a Ingres, anzi a Cézanne, ma anche a Lautrec e pensiamo per esempio a Degas. Il titolo dell'opera inoltre, Les Demoiselles d'Avignon, ci denuncia la provenienza di queste donne, che erano appunto delle donne che lavoravano in un bordello di Barcellona, molto conosciuto dallo stesso Picasso. Analizzando però il nudo femminile, Picasso non soltanto si mette ad analizzare quella che è la tradizione pittorica e a rinnovarla, ma nello stesso tempo analizza anche il rapporto che intercorreva appunto tra l'artista e il sesso opposto, ma nello stesso tempo anche sulla relazione che si instaurava tra sessi differenti e anche la contaminazione che questa unione causava. Non dimentichiamoci che in quel periodo il sesso era anche una via di trasmissione appunto per la sifilide, che era l'AIDS di quell'epoca. Analizzando i bozzetti preparatori, noi vediamo che in alcune stesure l'opera doveva contenere la presenza di due figure maschili, una uno studente di medicina e l'altro marinaio, che avrebbero ancora di più caratterizzato appunto l'ambientazione tipica del bordello. Uno dei due protagonisti maschili alcune volte è ritratto con un libro, altre volte è ritratto con un teschio, ed è proprio con appunto la presenza di questo teschio che si denuncia appunto il rapporto tra sessualità e malattia. Nelle varie stesure poi le due figure maschili sono del tutto scomparse, lasciando spazio così soltanto alle donne rappresentate. In qualche modo possiamo dire che i due protagonisti maschili risultano essere alla fine gli spettatori. Infatti le donne raffigurate guardano dritto allo spettatore e sembrano appunto offrire la propria mercanzia. Questo ben si capisce da anche questa sorta di drapo bianco che c'è alla destra dell'opera, che sembra quasi un sipario che è stato aperto per far vedere appunto quello che il bordello ha da offrire allo spettatore. Lo spettatore quindi va a sostituirsi a quelle che erano le figure maschili precedentemente inserite all'interno dell'opera. Così facendo l'opera comunica direttamente con lo spettatore, comunica direttamente con la contemporaneità e acquista così quella che era la quarta dimensione, ossia il tempo, che diventerà un elemento molto importante nelle ricerche cubiste.
Un altro elemento da tenere in considerazione è la piccola natura morta che è presente in basso all'opera. Se, come ti ho detto prima, la ripresa del nudo femminile come tema investigato da Picasso voleva mettersi come ripresa della tradizione e nello stesso tempo anche un'innovazione della stessa, in questo caso ancora meglio questa sorta di analisi viene fatta attraverso appunto l'utilizzo della natura morta. La natura morta nella parte bassa del quadro è trattata appunto come i corpi, aguzza, geometrizzata e appuntita. Così facendo Picasso rinnova anche il tema della natura morta. La natura morta, soprattutto per l'arte pittorica, era sempre considerata una prova importante dell'artista per quel che riguarda appunto il rapporto tra arte e natura. La natura morta infatti veniva apprezzata nel momento in cui era il più naturale possibile, il più vera possibile. Pensiamo soltanto alle nature morte che venivano descritte talmente realistiche da poter ingannare gli uccelli e gli insetti. In questo caso Picasso, inserendo una natura morta e trattandola con queste forme geometriche, vuole riprendere la tradizione ma distaccandosene completamente, nel senso che questa natura morta denuncia in qualche modo una volontà da parte dell'artista di rivendicare una sorta di autonomia dell'arte rispetto appunto alla realtà. L'opera, benché sia del 1906-1907, è stata pubblicata soltanto nel 1925. L'opera rimase a lungo nello studio dell'artista ed è oggi considerata la prima opera cubista. Infatti è proprio con quest'opera che si considera la data d'inizio del cubismo. Cosa ne pensi di quest'opera? Come al solito puoi trovare tutti i link qua sotto in info box. Ti ringrazio per l'attenzione, se ti è piaciuto il video puoi condividerlo, puoi mettere un mi piace, ti puoi iscrivere al canale per non perdere neanche un video dei prossimi che usciranno. Ti do appuntamento quindi al prossimo video, ciao, a presto!